l'Inter può rientrare nella corsa scudetto, secondo te? Secondo me sì, perché no? Anche se adesso è indietro il Napoli, come abbiamo già detto poco fa, sta andando proprio a mille. Però secondo me possono rientrare, l'Inter può rientrare, ti dirò di più. Secondo me la Juventus, se gli rientrano tutti i giocatori e riescono a mantenere l'aspetto fisico, non è detto che anche la Juventus, nonostante ha avuto dei grossi problemi, possa rientrare. Perciò tornando all'Inter, secondo me può rientrare, ma alla grande. Parleremo della Juventus tra poco, però glielo voglio chiedere, certo, a Marcello, rispetto a quello che ha detto Giacomo. Tu ci credi, ci speri o non ci credi e non ci speri? In cosa? Nel rientro della Juventus. Ma dell'Inter? Dell'Inter? No, della Juventus, okay. Poi arriviamo, cioè tanto anticipo, poi continuiamo con l'Inter. Un po' difficile, perché la Juventus dovrebbe iniziare, da questo derby che ha vinto, a incamerare vittorie su vittorie, in anellare una serie di vittorie consecutive. Allora solo facendo una serie di vittorie consecutive può capitargli quello che era capitato già in altre stagioni recenti o più antiche, in cui era in ritardo e recuperava. Ma questa Juve, cioè anche col Torino, sì, ho visto una squadra che si è compattata un po' di più, ma la prestazione non è che è stata eccelsa. Quindi poi si è vinto anche perché il Torino aveva dei manifesti problemi, cioè nel senso che è sceso anche in campo senza punte, quindi c'è anche un po' facilitato, però effettivamente la prestazione non è stata di quelle da dire ecco, ho visto un'altra Juve. Sì, ho visto una Juve che si è compattata, una vittoria da squadra, ma non da squadra convincente. Se dovessero rientrare tutti quelli che sono fuori ormai da tanto tempo, ma nel modo giusto. Da adesso alla fine e quelli che rientrano come giocano? Cioè, quelli che rientrano giocano da soli o c'è Marcello? No, ma sai che non riesco a capirlo. Non riesco. Ma c'è, non ti ho sentito. No, io ti ho detto, io non ti ho sentito perché non riuscivo a capire. Ti ho detto, secondo te, se dovessero rientrare a tempo pieno quelli che sono fuori, tutti quelli che sono infortunati, e la Juve ha la sua rosa a disposizione. Mi sembra che Maurizio, sì, era questa la domanda. Secondo te può rientrare? Io ho capito perfettamente la domanda, ti stavo rispondendo. Io non do giudizi sulle teorie. Cioè, io prima devo vedere come rientrano. Cioè, se Chiesa ritorna, allora aspettiamo la fine del campionato, Marcello. Cosa no, ma dire? Posso dire una cosa per uscire da però io ho fatto un piccolo inciso. Ma allora adesso facciamo ancora valere la teoria, cioè che ha ragione Allegri, che praticamente la Juve è in ritardo perché ha gli assenti. Il Napoli ha gli assenti in testa alla classifica. Il Milan ha gli assenti, gioca bene ed è terza. Cioè, la roba degli assenti, secondo però me... Però ci arriveremo dopo. Ma non questo, può valere perché per la Juventus un'analisi. La trattiamo tra poco, tra pochissimo. Torniamo all'Inter. Adesso torniamo all'Inter un attimo. Io ho voluto fare un inciso per capire com'era l'umore di Marcello. Sì. Ma in realtà tema è l'Inter. Allora, Marcello, Inzaghi, Paolo... ha un'onestà intellettuale pazzesca, Marcello. Veramente, quando parla della Juve, ha un'onestà... Sono disonesto intellettuale. No. Stasera c'è un tale, abbiamo dato dell'insulso. Allora, parere insulso. Disonesto intellettualmente. È vero? No, proteggimi un po'. È colpa mia di Maurizio. Sì, ma io. Anche Maurizio. È vero, anche tu. Tornando sull'Inter, che ha già perso 4 partite nelle 8, adesso sono 4 in 10. Prima della sosta per il mondiale ci sono 5 partite. Di queste 5, 3 sono Firenze, Torino con la Juventus e Bergamo con l'Atalanta. Se fa 13 punti, 15 meglio ancora, secondo me è in corsa. Ma capite come la curva del lago? 15 punti deve fare. Come la curva? 15 punti, cioè ho detto niente. 15 punti. Sto dicendo in quante partite? 3 partite, 15 punti. Ma no, perché partite poi sono aperte, però ragazzi, se non ha 5 partite, 15 punti, sono 5 partite. Se ascoltate, ho detto i numeri giusti. Sono 5 partite fino alla sosta, di cui 3 trasferte. E sono 15 punti. A Firenze, a Torino con la Juve e a Bergamo. Ho detto deve fare almeno 13 per me per dire e scia, cioè 4 vittorie, un pareggio, tutte e 5 vittorie. Capite che è come entrare nella curva del lago, cioè
Sì, può, ma si è messo in una situazione che è molto complicata, perché non può più sbagliare. Almeno 13 punti su 5 partite. Allora, non li può fare 13 punti su 5 partite. Ma tutti possiamo fare 5, sì. Sulla carta possiamo fare tutti. Il Milan ha un giro a 5 partite, diciamo, molto facile. Allora, diciamo, se dite che non li fa, non li fa. Posso stacca. Dire una cosa? Diciamo questo. La premessa è che l'Inter si è ripresa in modo molto molto dignitoso e anche forse inaspettatamente, e secondo me Simone Inzaghi, che avevamo tutti massacrato, ha gestito bene. Anche, diciamo, qualche spiffero di stampa che è stato fatto uscire mettendolo con le spalle al muro prima della partita col Barcellona, Dybala, che non quando qualche organo di stampa amico ha fatto uscire che era lui la causa del non arrivo di Dybala, sì, che poi amico di chi non si è capito perché. No, però a parte quello, no, voglio dire, quindi dignitoso. Il problema è che secondo me, a parte che siamo in una fase del campionato iniziale, ma rispetto all'anno scorso dove la gara a un certo punto in alto era tra chi andava di meno e quindi tu potevi recuperare 32 punti Napoli e Milan nelle prime 12, dico l'anno scorso più avanti quando si decide. Sì, perché adesso non lo decidi, adesso davanti vanno come treni, e quindi cioè anche se dovesse cioè hai capito il problema, no? Ho capito, ma l'Inter al Milan ha 5 punti con un derby. Però la domanda è questa, no, l'hashtag Inzaghi out, il calendario del Milan l'hai visto? È definitivamente finito? No, ma fino adesso. Posso dirti una cosa? Adesso, il fatto non è che si inventa niente nel calcio, perché è così. Allora, Inzaghi fino a prima della partita di Champions c'erano già 3.000 nomi, ma non vale solo per Inzaghi, parlo a livello calcistico, vale per tutti gli allenatori, vale per tutti, perché se vinci e allora sei il più forte di tutti e perdi 3 o 4 partite, è così. Stiamo su Inzaghi. Inzaghi, dicevano questo sbagli, perché l'Inter stava andando male. Perché solo per Allegri non vale, per Allegri non vale. No, questo. Aspetta. No, ma sono cose diverse, non prendiamo due squadre diverse, perché sono due squadre diverse con situazioni diverse. Il discorso è, stiamo su Inzaghi, sì. Stava andando male, ma è normale che vengano fuori 3.000 nomi, è normale. Ha vinto, ha fatto bene col Barcellona, ha fatto delle buone partite, adesso ha giocato con la Salernitana. Secondo me si è ripresa sotto l'aspetto del gioco rispetto alle partite precedenti e adesso non dice più niente nessuno. Ma questo è il calcio, non è che lo stiamo inventando oggi, eh? Lo scopri oggi. Da sempre per sempre. È sempre stato così. Allora, ti faccio un esempio sull'allenatore del Monza, Paladino. Sì. Paladino è arrivato, per che fortuna, per lui. Paladino era già da nazionale. Esatto. Ora? Perde una partita, ma magari non ha esperienza perché arriva dalla primavera. Però dobbiamo essere onesti. Bisogna essere un po' più equilibrati. No, ma il tema però è se l'Inter può fare come l'anno scorso. L'Inter l'anno scorso era meno 7 da Milan e Napoli. Poi addirittura dice Paolo, gli altri hanno frenato anche velocemente a un certo punto, a novembre dice. A un certo punto si è trovata gara, a più 4. Era una gara che andava meno, no? E l'Inter però si è trovata a fine gennaio a più 4 con una partita in meno e sembrava la strafavorita per il campionato. Sì, quindi per dire come possono cambiare le cose. Però ragazzi, non era così marcato la corsa in alto non era così marcata da un gioco così chiaro, dominante come quello che ha adesso il Napoli e quello che ha avuto il Milan che ha l'anno scorso e che ha quest'anno, con dei limiti. Sì, però l'Inter potrebbe avere l'arma Lukaku che l'anno scorso non però aveva e finora non abbiamo visto praticamente. Sì, però sarebbe interessante vedere anche chi hanno affrontato queste squadre fino per questo il Milan questo, adesso avrà un calendario sulla carta il Milan, più in discesa. Il Milan ha affrontato ma sarebbe interessante anche guardare le partite poi dell'Inter l'anno scorso. Sto dicendo, per la classifica, Gianluca, il Napoli l'anno scorso avete detto che ha fatto un filotto pazzesco. 32 nelle prime poi all'improvviso. Allora, se andiamo a vedere l'anno scorso, sembrava che il Napoli non lo prendesse più nessuno. Anche il poi alla fine è successo quello. L'Inter è successo che ha, esatto, poi ha avuto quella problematica di 7 partite. Marzo. Ok. Perciò come facciamo a fare un conto? No, però sto dicendo adesso il Milan ha incontrato già l'Inter, l'Udinese, l'Atalanta, il Napoli. Cioè, ha incontrato tante squadre che sono nelle prime 10. Noi possiamo parlare solo di quello che abbiamo visto ad oggi. Per quello che succederà, tu non puoi saperlo, perché può succedere che fa come l'anno scorso, può succedere il contrario. Allora, facciamo una cosa, siccome abbiamo anche il calendario delle prossime partite dell'Inter, lo vediamo subito dopo. Studio, Maurizio, volevi andare da Gianluca? Io volevo andare da Gianluca, perché siccome è uno dei motivi che tratteremo, insomma, no? C'è questa ufficialità
dell'Inter in vendita ormai è assodato, è stato dichiarato oggi anche da Marotta, quindi non siamo più no, Marotta non ha detto che l'Inter in vendita, sennò il titolo con cui scrivono, dopo lo vedremo, è Inter in vendita. Marotta dice sono cose sopra le nostre teste. Sono cose sopra le nostre teste, la società ha sempre garantito tutto, sì. C'è chi pure dentro questo studio ci assicura che è vero, sì, no. Cioè i pagamenti sono stati effettuati tutti in maniera regolare, però volevo andare da Gianluca per dirgli, insomma, probabilmente da quando questa voce, poi sentiremo anche Brambati che è in collegamento con noi, ce l'abbiamo, da quando questa voce dell'Inter in vendita e che insomma si stanno facendo passi da gigante nel settore, insomma, potrebbe essere quello che ha inciso anche nel ritorno della squadra nerazzurra a, diciamo, riuscire ad ottenere dei risultati un po' migliori. Prima l'incertezza regnava sovrana e si riscontrava anche in campo? Non credo, soltanto questo, perché il valore dell'Inter, considerata la favorita del campionato da quasi tutti, insieme alla Juve, prima che si infortunassero ovviamente i nuovi acquisti, dà il valore reale di questa squadra, cioè, è da tutti considerata la più forte, come rosa, come qualità. L'anno scorso ha sfiorato il successo allo scudetto, poi vinto meritatamente dal Milan, quindi non credo queste voci siano state determinanti sotto questo aspetto. Siccome ho riesco a parlare soltanto dopo circa un quarto d'ora, 20 minuti delle situazioni, ma voglio andare immediatamente da Brambati per non farlo aspettare in linea. C'è anche una questione però della tipicità di questo campionato, non lo dimenticate, l'Inter può rientrare, la Juve non lo so quello che potrà fare, potrà rientrare anche la Juve, ma qua sono due campionati, il campionato si ferma per un mese e mezzo ed è completamente diversa la situazione rispetto alle altre con il mondiale di mezzo e non è paragonabile. Quello che può accadere da qui dopo metà novembre a gennaio non è paragonabile, non è prescrivibile. Che dici, Marcello? Dipende da come finisce la prima parte del campionato, cioè da qui al 15-16 di novembre. Bisogna vedere quanti punti riusciranno a recuperare l'Inter e la Juve. Se non ne recuperano abbastanza, hai voglia. Cioè, se gli altri allora, scattano, vediamo com'è nata. Sì, com'è nata la notizia dell'Inter in vendita? Poi arrivo subito da Brambati che ha delle novità da darci. E quindi delle cose importanti. Però volevo andare da Federico, perché la questione è stata rimbalzata oggi non da un giornaletto qualunque, assolutamente no, ma dal Financial Times che segue, se mi permetti, Maurizio, il Sole 24 Ore di un mesetto fa più o meno, che aveva aggiunto che c'è questo advisor dopo Goldman Sachs che Reini, allora, Group, che cosa dice in pratica, che ha favorito anche il passaggio del Chelsea. Allora Maurizio, ti posso dire che il Financial Times questo oggi scrive che l'Inter è in vendita e che quindi insomma a breve ci saranno delle novità, ma che la proprietà ha dato mandato di vendere il club. Questa sera è stato chiesto un parere anche a Marotta, intanto troviamo ulteriori aggiornamenti. La proprietà dell'Inter avrebbe dato incarico a due advisor di dare il via alla ricerca già da questa settimana di soci o potenziali acquirenti. Secondo quanto riferisce una persona vicino al club, scrive il Financial Times, il colosso di Nancino è pronto a iniettare un capitale di 100 milioni di euro in questa tranche, e quindi questo è un discorso legato probabilmente ancora al prestito, ma nel frattempo in parallelo si cerca un nuovo acquirente, per cui la notizia che viene data dal Financial Times è insomma sicuramente molto molto autorevole, tant'è che arriva in serata la risposta di Marotta, che poteva smentire, poteva negare, e invece dice: posso dire che questa è una situazione che passa sopra la mia testa, ma non possiamo esimerci dal ringraziare la nostra proprietà perché fino a oggi non ci ha fatto mancare nulla. La famiglia Zanga ha profuso un investimento di circa 800 milioni di euro, ma questo è un momento difficile. Quindi Marotta di fatto ammette che la notizia è vera. L'Inter in questo momento è in vendita. Perché, e Federico? A proposito, abbiamo Massimo Brambati che ce lo vuole confermare, anche perché lui è stato il primo a dircelo. Ciao Massimo! Ciao! Buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Ciao Massimo. No,
secondo me la televisione è accesa. Dovresti spegnere il televisore. No, veramente non riesco, da dove sono non riesco neanche a prendere il canale. Ah, ecco, non è acceso niente. No, allora, io quest'estate avevo detto questa cosa anche lì negli studi o anche in radio, perché ero stato a contatto con un procuratore che era stato nella sede dell'Inter a trattare un calciatore in uscita e mediare sul fatto che prendesse, diciamo così, la procura il mandato a vendere questo calciatore per l'Inter, e un grande dirigente ha comunicato a questo procuratore, a questo addetto ai lavori, che comunque l'Inter era ufficialmente in vendita, e c'era persino già una trattativa che Zhang stava portando avanti già con una società. Io questa cosa l'ho ripetuta senza naturalmente... Abbiamo anche una foto che lo fa vedere, che lo testimonia, quindi poi te la faremo vedere. Sì, sì, io lo dissi, però sai, quando dico le cose, spesso e volentieri mi guardano molti, tutti un po', perché mi reputano uno che magari è un po' ai margini, ma io, stando anche ai margini, sento quello che avviene in centro rispetto al margine, e questo mi porta poi a dare... Però, visto che tu dal margine ti muovi verso il centro, secondo te da dove arrivano questi ipotetici acquirenti? Dall'Arabia, dagli Stati Uniti, dall'Inghilterra, ecco, da paesi più strambi, insomma, hai un'idea? Allora, io ti dico che era saltata quella trattativa, perché poi mi dissero che quella trattativa che Zhang stava portando avanti era saltata, ed era una società americana, che poi però probabilmente si è tirata indietro. So comunque, in base al titolo che fa oggi il sito della Gazzetta, che praticamente gli era fatto marotta il titolo, perché è un qualcosa che dice lui, io so che comunque Marotta si sta, diciamo così, prodigando per cercare di far sì che questa cosa avvenga, altrimenti insomma le difficoltà aumentano. Io mi fermo a dire le difficoltà aumentano, cosa che io dissi già 2 anni fa, perché io seppi di prima mano, così si dice, no, in termine giornalistico, che appena dopo l'annuncio fake di Messi si presentò Zhang nello spogliatoio a chiedere a tutti i giocatori di rinunciare a certi stipendi, e non era vero che questo era in riferimento a quello che era successo nel Covid, per il Covid, non era assolutamente vero, era una situazione di crisi, diciamo così, della società cinese a cui faceva parte, di cui faceva parte l'Inter. No, e i giocatori, e questo lo voglio sottolineare con l'evidenziatore che cancella addirittura la frase che dico, i giocatori hanno chiesto a mister Conte: mister, non ci siamo mai trovati in una situazione del genere, seguiamo solo lei, ci dica lei che cosa dobbiamo fare. Se Conte in quel momento avesse detto no, mandiamo in mora la società, molliamo tutto, io non so come sarebbe finita. Con questo non vi voglio dire che senza... Beh, non avrebbero mandato immagine in mora l'Inter in virtù della... Ma c'è stata una regola che è stata modificata. No, non lo so, ti dico solo allora, i giocatori poi hanno seguito quello che il mister coscientemente, in modo molto, diciamo così, di coscienza, ha pensato di poter fare per portare a termine la stagione. Allora, ti ringrazio. Grazie a voi. Ciao, ti Massimo. Ringrazio Massimo. Registriamo che insomma questa cosa sta arrivando, diciamo, sì, ormai forse non si ferma più, molto probabilmente. Sì, Maurizio, io tra parentesi, sentendo oggi, per mio interesse personale, il congresso del Partito Comunista Cinese, che racconta di una situazione cinese disastrosa, e quindi che si stanno preparando per questo, del mondo e della Cina, e quindi ha detto ai suoi
prepariamoci e soprattutto dimentichiamoci gli asset, sì, però gli asset stranieri, il che tradotto significa... Sì, sì. Che chi ha degli asset stranieri dovrà vendere. Però Maurizio, cioè adesso mi dispiace, ma avremo sicuramente occasione di confrontarci con Massimo in studio. Però c'è un equivoco di fondo. Allora, prima cosa, l'Inter ha avuto una mancanza di liquidità nel momento in cui c'è stata la pandemia e c'è stata una regola che è stata fatta per ma tutte questo le noi lo sappiamo, no, capito? Però... perché sembra che se non c'era lo spogliatoio unito e c'è, no, lì è stato sempre tutto garantito e quando non è più potuto essere garantito gli hanno proposto dei differimenti come ha fatto pure la Juventus e hanno fatto tanti club. Poi, aspetta, fammi finire. Dopo questa cosa che è successa l'anno scorso, l'emergenza, Zhang era costretto a trovare una soluzione. La soluzione che ha trovato è stata una soluzione ponte, cioè 292 milioni di finanziamento da Oktri. Sì, ma questo è bypassato, quello che tu dici è tutto vero. Sì, ma nel momento in cui la Cina ti impone di cedere tutti gli asset stranieri, sì, puoi anche fare i miliardi e guadagnare. T'ho capito, ma sto dicendo il punto della vendita dell'Inter. Non è perché la Cina è in crisi o la Cina non è in crisi. Il punto è che lui deve restituire i 292 milioni a Oktri. L'Inter non è che se paga stipendi più bassi o rivede la sua equilibrio costi ricavi è perché c'è la crisi in Cina, è perché chiude il bilancio a meno 150. Sì, no, attenzione, e ultimi... intanto a Lecce, 1-1 tra Lecce e Fiorentina, Michele, quindi fischio finale al Via del Mare, un punto che sicuramente serve più a Lecce che alla Fiorentina. E quindi insomma i viola rimandano ancora una volta il ritorno alla vittoria e Lecce ottiene comunque un buon pareggio, 1-1. Dicevo, lui sì. Dà una giustificazione esclusivamente finanziaria, no? Perché c'è il passivo. Giustificazione di cosa? E c'è il no, della cessione, no? Come se stessi dicendo sì, però vendono perché. No, cioè, io non dico però, io sto dicendo che far passare come un cambio di proprietà influisce chi è il proprietario sugli stipendi o su che tipo di politica puoi fare, non è così. Conta il bilancio del club, conta il bilancio del club. Inter, Juve, Roma e Milan sono andate a firmare un settlement agreement con la UEFA e devono abbassare i costi, chi sia il proprietario. Noi ci dobbiamo fermare, Michele, abbiamo la pubblicità, voi state lì, torniamo subito. Inter può rientrare nella corsa scudetto, avete votato così, vediamolo, sì al 62%, no al 38%. C'è molta fiducia. Molta fiducia. Questo per dire che sempre nell'opinione pubblica, soprattutto nei tifosi, conta di più il passato recentissimo. Quindi tu hai eliminato, o forse stai per eliminare il Barcellona, allora questo ha dato una grande iniezione di fiducia. Di però dire... non sempre le due cose marciano insieme, la Champions League. No, no, però la dimostrazione che hai capito che la squadra di nuovo è tornata a essere squadra. Allora tutto è possibile. Però ripeto... Sì, però io voglio farti notare una cosa, caro Michele. È vero che tu hai fatto due buone prestazioni col Barcellona, però questo Barcellona qua, ieri con il Real Madrid, calcola che con il Real Madrid erano in testa alla classifica insieme, ha preso tre gol, sì. Tre gol dal Real Madrid nel classico, tre gol. Voi siete andati a Barcellona dicendo di aver fatto l'impresa, avete preso pure voi tre gol sì. Da questo Barcellona che ha preso tre gol dal Real Madrid. Sì. Però Marcello, l'Inter cioè, non è Real Madrid, è la proprietà transitiva. Allora, l'impresa va un po' ridimensionata. No, no, l'impresa, questo non ci sto. Però, scusami, io ho visto la partita tra Barcellona e Real Madrid. Il Real Madrid... No, perché se lo dico io, questa roba qua, sono invidioso, no? No, ma ragazzi, l'Inter non è sono invidioso. Ha fatto una grande partita, poi con qualche innesto nuovo... Però scusa Maurizio, io posso permettere di dire solo questo, cioè il Barcellona ha delle grosse difficoltà in fase difensiva perché non si può vedere. Sì, ma prima del Real aveva preso un gol in campionato, un gol aveva però preso. Se noi adesso citiamo i nomi dal metacampo, dai centrocampisti fino all'attacco, cioè non è un Barcellona proprio da buttare via, dietro sono in difficoltà adesso, però il Barcellona non è una squadra, se è stata in terza classifica fino a poco tempo fa, un gol subito in campionato, sì, però dietro Michele, dietro non è, in questo momento hanno delle difficoltà. Ma intendo dire che il Real Madrid ha meritato di battere il Barcellona, sì, però Real Madrid come sta giocando, ha fatto il gol del 3-1 sul rigore al 95esimo, se era 2-1, sì, ma Maurizio, sul 2-1 ha subito e ha rischiato di prendere gol più. Come sta andando Real Madrid adesso? Bene. Prima, allora, no, ma dico, come sta giocando? No, ma non parlo di classifica. Ah, okay. Sto dicendo che sta giocando ad alti livelli. Abbiamo...